Un saluto sincero, analisi veloce sui cavi sottomarini. Usate sempre la vostra mente, non quello che vi raccontano. Il 99% del traffico delle comunicazioni, rileggo, il 99% del traffico delle comunicazioni internazionali avviene tramite cavi sottomarini, una infrastruttura che si estende ormai per oltre 1,3 milioni di chilometri, contrariamente quindi pensare riguardo all'utilizzo dei satelliti nel settore dello scambio delle trasmissioni di dati e informazioni. Dal 2016 al 2020 è stata registrata in media una messa in posa di circa 67.000 chilometri di cavi sottomarini ogni anno. Quindi solo l'1% in teoria dovrebbe fare uso dei satelliti. Esistono miliardi di navigatori satellitari, milioni di reti televisive che trasmettono via satellite e solo l'1% di tutti questi dati è in grado di sostenere tutto questo traffico. Date un occhio a questa mappa dei collegamenti via cavo e memorizzate bene i tre punti che vi indico: 1 sotto l'Australia, 2 sotto l'America del Sud e 3 sotto l'Africa. Ora andiamo a vedere questi collegamenti in 3D. Nessun collegamento fra la punta dell'Africa 3 e la punta dell'America del Sud 2? E nessun collegamento fra l'Africa punto 3 e l'Australia punto 1? E sì che da questo punto, che sono le isole Mauritius, all'Australia è molto più breve di questo tratto. Se osservate, arrivano alle Mauritius dall'arcipelago delle Maldive. Dopo vediamo perché. Gira, gira, gira. Nuovamente nessun collegamento via cavo sottomarino fra l'Australia e l'America del Sud. Però sono arrivati fino alle Hawaii, dalle coste americane. Dopo vediamo come mai. Questo video non vi ricorda le rotte aeree? Tutti i voli devono sempre andare nell'emisfero nord e poi ritornare all'emisfero sud. Ricordate i numeri 1, 2 e 3? Vediamoli sul grigio. Sono tre punti ben lontani uno dall'altro. Vi si apre qualche piccola comprensione? Ricordate prima il collegamento dalle Maldive alle Mauritius? Eccolo qui sulla mappa Gleason, breve, vero? E ricordate le Hawaii dalle coste americane? Eccolo qui sulla mappa piana Gleason, e poi scendono fino a Tahiti. Riassumendo, non esiste alcun collegamento fra i punti 1, 2 e 3, che sul globo sono i più vicini, e succede solo perché la Terra non è un globo, ma è piana, immobile e salda. Dino